Ciao ragazzi, sono tornata con un altro video. Questa volta il mio vuole essere un video recensione barra lo proviamo insieme di una piastra per capelli un po' particolare che dopo aver visto diverse volte sia su Instagram che Facebook che YouTube anche ho deciso di voler provare perché mi piaceva l'effetto che dava, mi piaceva come era fatta e mi aveva molto incuriosito. Dunque, la piastra in questione è questa. Ora è già accesa, messa su 180 gradi. È praticamente una piastra a tre ferri che viene utilizzata per creare le onde. Questa l'ho comprata su Amazon diverso tempo fa, credo. Quest'estate? Sì, quest'estate. L'ho provata diverse volte, però ecco, non mi ero mai decisa a fare un proviamolo insieme e invece questa volta ho detto ma sì, facciamola vedere. Dunque, la marca è la Sonar. La marca è questa. Il modello dovrebbe essere F11 e praticamente la piastra si compone così. Innanzitutto, vabbè, ha la molletta per aiutare appunto a tenere fermo il capello, ha tre diciamo ferri, tre ferri tondi che penso siano di diametro 25 mm, 2 cm e mezzo. Sotto alla stanghettina per appoggiare la piastra su una superficie e non danneggiarla e ha praticamente due temperature, col tastino in mezzo si spegge la piastra, la temperatura bassa è quella di 180, mentre la temperatura più alta è 210. Solitamente io per il mio tipo di capelli utilizzo quella bassa, però insomma quello vedete un po' voi in base alla vostra tipologia di capello. Il cavo gira a 360 gradi. Quindi non c'è il rischio comunque che rimanete impigliate nel cavo durante l'utilizzo e la spina è penso, la spina tedesca, quella a due dentini, che quindi per la nostra corrente, le nostre prese, è l'ideale. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, io penso di averla pagata pochissimo, forse neanche 20 euro, 19 e 97 forse, però non so ora attualmente il prezzo di Amazon qual è. Tutto al più ve lo cerco e ve lo metto poi sotto nel box informazioni, così se avete voglia di comprarla, comunque volete fare un'idea dei prezzi, potete appunto andare al link diretto. Ovviamente su Amazon sapete c'è diversi rivenditori, quindi i prezzi possono variare leggermente. Dunque, in questo video vi farò vedere anche come la utilizzo io ed infine il risultato finale e vi dirò anche le mie impressioni, quindi cominciamo subito. Allora, ragazze, ho diviso, diciamo, la parte inferiore dei capelli e la restante l'ho pinzata in questa pinza bellissima da parrucchiera e ho diviso le ciocche per insomma, maggiore facilità per poterlo utilizzare meglio in due parti. Parto con la prima ciocca. Potete giocare su diverse grandezze della ciocca. Ovviamente, se utilizzate una ciocca più piccola, l'onda verrà più non stretta, però più evidente, mentre se utilizzate una ciocca un po' più grande, come probabilmente succederà a me, verrà più morbida l'onda e quindi avrà un effetto leggermente più naturale. Partiamo subito. Come si procede? Si apre la pinza, si mette la sciocca, si chiude per poco, una decina di secondi all'incirca. Non attaccate tanto non attaccate la piastra tanto alla cute. Dopo aver tenuto per un tempo sufficiente i capelli tra i ferri della piastra, aprite la pinza e scorrete dove è finita l'ultima, diciamo, pinzata della piastra,
riprendete quella, riprendete con la pinzata successiva e fate questo procedimento fino in fondo alla ciocca. Ragazzi, il risultato è questo. Praticamente avrete un'ondulatura che arriverà fino appunto alla base dei vostri capelli. Ovviamente capelli più lunghi più pinzate, capelli più corti meno pinzate. Continuo, faccio anche questa ciocca e poi ci vediamo quando ho finito di fare tutta la testa. Praticamente ragazzi, ho avuto un piccolo problema con la videocamera, comunque questo è il risultato finale di tutta la testa. Io non amo particolarmente l'effetto che dà sul davanti questa piastra, quindi cerco diciamo di mimetizzare un po', però ecco, devo dire che passando le mani fra i capelli l'effetto è molto bello, molto naturale, quasi come quando vengono sciolte delle trecce che abbiamo da tempo e quindi rimane questa ondulatura che però non è molto, molto evidente, non è molto definita. Quindi questo era il mio video di recensione diciamo di questa piastra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi può, insomma, se vi è interessato questo video e se avete trovato utile questa recensione e anche se qualcuna di voi l'acquista, poi che mi faccia sapere come ci si è trovata. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.